Ben ritrovati su 19 Live Plus, il nostro appuntamento settimanale con politica, cultura e società. Il titolo che abbiamo scelto per voi oggi è Ambiente e PNRR, quale futuro per la Sicilia. Ne parliamo con i nostri ospiti che oggi sono Salvatore Cordaro, assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana, e Gianpiero Trizzino, deputato del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana. Benvenuti ai nostri ospiti e grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di entrare in argomento vorrei subito mostrare a voi, ai nostri telespettatori, questo contributo che abbiamo preparato per voi. Poi torniamo in studio a fare le domande. Sono sempre più numerose le aree della Sicilia interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Ad oggi non c'è provincia che non comprenda comuni con aree in stato di grave criticità. Il fenomeno, già monitorato da molti anni, si è ulteriormente aggravato a causa del cambiamento climatico che comporta fenomeni meteorologici sempre più estremi. Le abbondanti piogge dei mesi scorsi hanno aggravato la situazione di molte zone rurali, con frane, smottamenti e deterioramento di strade essenziali per la viabilità, con grave danno per cittadini, residenti e aziende. Oggi il nostro viaggio ci porta a San Giovanni Gemini, comune dell'Agrigentino, sulla strada ex consortile SP31 che collega Cammarata con Castel Termini e collega il paese con una zona rurale residenziale ricca di aziende agricole e attività commerciali. La strada è da tempo interessata da fenomeni di dissesto. Viviamo in una condizione di disagio perché a causa di uno smottamento idrogeologico è veramente drammatico. Il prossimo inverno ritengo che nessuno potrà più passare. Chiediamo un intervento urgente affinché la viabilità venga ripristinata. L'appello di San Giovanni Gemini è uno dei tanti appelli rivolti da cittadini alle amministrazioni. La regione ha impegnato risorse ingenti su diverse aree critiche, ma molto resta ancora da fare. Bene, Cordaro, vengo subito da lei. Questo è uno dei tanti casi di dissesto idrogeologico che hanno colpito la nostra regione, soprattutto dopo gli eventi meteorologici estremi dei mesi scorsi e di questi ultimi anni. Quali politiche, quali risorse state mettendo in campo per far fronte a quella che ormai è un'emergenza senza fine? Io credo che quella del dissesto idrogeologico e quella della valutazione delle emergenze territoriali legate ai fattori meteorologici e quindi ai fattori naturali sia una delle emergenze, delle priorità non soltanto per questo governo ma anche per i prossimi 10-20 anni. È chiaro che i cambiamenti climatici e tutta una serie di fattori che hanno determinato a volte anche per mano dell'uomo, collegati a fattori di carattere politico, perché non dobbiamo dimenticare che una delle più grandi disgrazie, a mio modo di vedere, degli ultimi 10 anni è stata certamente di fatto l'abolizione delle province, che ha fatto venir meno la manutenzione delle strade provinciali, che sono la stragrande maggioranza delle strade siciliane. Ha determinato una condizione che però non riguarda soltanto il quanto voi facevate vedere soprattutto nel vostro servizio, cioè i collegamenti viari, ma riguarda soprattutto e precipuamente il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera. Cioè il tema vero che andrà affrontato sotto il profilo della pianificazione e della programmazione, noi l'abbiamo fatto per primi nella storia della Sicilia senza tema di smentita, è legato appunto ad una grande battaglia che deve guardare al ripristino del corretto equilibrio naturale in Sicilia. Il tema degli incendi costituisce una parte della medaglia, l'altra faccia è costituita dalle alluvioni e quindi dai disastri che anche per la mancanza di antagonismo degli alberi finisce per determinare quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Abbiamo preparato, poi se volete lo approfondiremo perché non voglio essere lungo, abbiamo preparato per primi in Italia anche un piano contro la desertificazione. Stiamo cercando di comprendere quale può essere il modello più idoneo
da sperimentare, perché nei prossimi 30-40 anni noi ci troveremo, se non interveniamo immediatamente, anche con una modifica strutturale del tipo di coltivazione di colture che si possono produrre in Sicilia. Cioè cambierà la vita dei siciliani se non ci attiviamo, e lo stiamo facendo. Abbiamo investito 550 milioni di euro, mi fermo, è una parte importante. Abbiamo immaginato percorsi strutturali e anche di intervento sotto il profilo della metodica nuovi, penso ai contratti di costa che mettono insieme più consorzi territoriali, più contesti territoriali per ottimizzare l'intervento e vedere di ridurre la spesa. Stiamo lavorando, è chiaro che non è un processo che definisce il suo percorso e che ottiene i suoi risultati nel brevissimo termine, però i risultati sono in via di costruzione, continueremo a lavorare in tal senso. Certo, quindi come abbiamo detto bisogna lavorare su più fronti. Il dissesto idrogeologico è reso certamente sempre più grave dai cambiamenti climatici, quindi la transizione ecologica, la ricerca di energia pulita è diventata una necessità per tutti, ma abbiamo in corso anche una grave crisi energetica aggravata dal conflitto in Ucraina. Questo cosa cambia nelle politiche ambientali? E a proposito di questo vorrei sapere se è vero che state discutendo in Commissione Ambiente la ripresa delle trivellazioni in Sicilia alla ricerca di gas. Allora è un tema, anzi in questo momento è il tema, però bisogna confondere le due questioni, cioè quella legata alla crisi che in questo momento si sta consumando in Ucraina e in Russia e quello che è il problema della transizione energetica sostenibile in Italia. Noi abbiamo rappresentato delle preoccupazioni all'indomani dell'approvazione delle PITESAI, cioè il piano della transizione energetica, che dovrebbe quantomeno individuare quelle che sono le aree non idonee e le aree idonee dove è possibile trivellare. Il gruppo che rappresento ha presentato un ordine del giorno, e questo è il tema, insieme anche a un altro gruppo, con il quale si chiede un impegno del governo regionale a rappresentare le preoccupazioni che sono emerse durante il tavolo nel quale si è discusso di questo piano. In sostanza quello che chiediamo è che si ridimensionino le aree idonee in Sicilia, perché alla luce di quello che è emerso durante il dibattito all'interno del Ministero della Transizione Ecologica è che la Sicilia ad oggi purtroppo è fortemente oggetta a questa attività di trivellazione, che poi in effetti non porterà dei vantaggi concreti, parliamo di questi in termini di riduzione della bolletta. Voi dovete considerare che la Sicilia ancora oggi ha una pressione industriale sotto il profilo delle trivellazioni e anche della raffinazione del greggio abbastanza elevata, tra le più importanti in Italia, tra le regioni italiane. Noi abbiamo, al di là di quella che è l'attività offshore, cioè quella a mare, quasi del tutto concentrata nel canale di Sicilia, dove ci sono praticamente quattro concessioni di coltivazione, ci sono sulla terraferma 9 istanze di permesso di ricerca, 6 permessi di ricerca per una quantità complessiva di 2000 km quadrati. Questo vi deve fare capire che c'è una dimensione e una pressione che oggi sta diventando insostenibile. Ed ecco perché abbiamo interessato l'Assemblea Regionale Siciliana di un dibattito, di un confronto che possa essere il più franco possibile sulla necessità o meno di ridiscutere di queste aree idonee, appunto. Passiamo dalla terra al mare, sempre alla ricerca di energie pulite che non mortifichino l'ambiente. Un altro modo per produrre energia pulita è certamente l'eolico offshore, cioè le pale messe su piattaforme galleggianti, quindi si parla di un progetto per installarle a largo delle Egadi. È un'ipotesi percorribile per cercare energia e non impatterà sul territorio, Cordaro? Allora, che sia un'ipotesi percorribile, questo è certo, nella misura in cui tutto il percorso che è stato finora attivato dalla società che sta proponendo questo progetto determina evidentemente una ricaduta positiva in termini di recupero di energia e di proposta. Il governo regionale, e si è tenuto un incontro circa 2 settimane fa tra chi vi parla, un incontro presieduto dal Presidente della Regione insieme all'Assessore Baglieri, ha voluto fermamente, ci siamo confrontati
gli assessori al ramo insieme al Presidente della Regione, partendo dal presupposto, e questo ci tengo a dirlo, che l'autorizzazione alla messa in opera di questo impianto è di competenza esclusiva dello Stato, altrimenti rischiamo di prendere in giro la gente e soprattutto i siciliani. E però noi abbiamo detto che siamo disposti a un confronto perché vogliamo comprendere, in ragione di quelle che dovessero essere gli obiettivi strategici di questo progetto e che cosa finisce per ottenere a vantaggio della Sicilia, appunto la ricaduta occupazionale, il tipo di impatto ambientale, cosa in buona sostanza credo sia il dovere di un governo che abbia a cuore gli interessi della propria regione e dei siciliani, cosa resta di positivo di, come ricaduta appunto in favore dell'isola. Certamente c'è un progetto, questo, sì. No, c'è un progetto, dicevo, che è stato rivisto, perché comunque questo progetto non è più quello che era stato inizialmente prospettato. Questo progetto è certamente meno impattante, non soltanto sotto il profilo delle rotte dei pescatori e della possibilità di incidere sull'attività del pescato, ma anche sotto il profilo delle rotte degli uccelli migratori e di tutte quelle specie che avrebbero potuto subire nocumento dalla dislocazione di queste paleoliche. Siamo in attesa di un ritorno da parte di coloro che hanno appunto fatto questa progettazione, perché, ripeto, seppur la regione siciliana non ha potere decisorio, tuttavia vogliamo comprendere e lo vogliamo fare fino in fondo. Considerato per ora, peraltro, che i soggetti che hanno proposto questo progetto sono soggetti di assoluto profilo, sotto il profilo soprattutto, come dire, della storia delle persone stesse, e quindi sono degne di attendibilità e di valutazione, tuttavia sotto il profilo politico noi abbiamo la necessità di comprendere di cosa stiamo parlando. Quando lo comprenderemo, il governo della regione esprimerà il suo parere, che credo sia importante per una valutazione complessiva. Bene, Trizzino, la Sicilia è una terra che vive di turismo, come si può conciliare quindi da un lato la necessità di cercare nuove fonti di energia più o meno pulita con la tutela dell'ambiente, con la tutela del paesaggio, l'arginare i cambiamenti, quindi come si può trovare questo difficile equilibrio? Allora, va detta una cosa: noi abbiamo un impegno a livello europeo, che è quello siglato dall'European Green Deal, secondo cui noi al 2050 dobbiamo smettere di emettere emissioni climalteranti. In altre parole, non dobbiamo più inquinare in nessun modo. Questo non è un impegno calato senza nessuna prescrizione, è un fatto obbligatorio, non abbiamo la possibilità di prevedere altrimenti, il che significa che noi progressivamente dobbiamo dismettere tutte le fonti fossili che ci garantiscono la possibilità di accendere le lampadine e quindi avvalerci delle fonti rinnovabili. Che piaccia o non piaccia, questo è un dato di fatto e non è controvertibile. Il progetto di cui si sta discutendo oggi è un progetto importante, lo diceva bene l'assessore Cordaro, è stato modificato rispetto alla versione originale, è anche vero che è di competenza ministeriale, sebbene comunque durante i tavoli di confronto la regione avrà la possibilità di dire la sua, sebbene sia soltanto un parere. Il mio gruppo si sta interessando di questa vicenda, devo dire che anche l'assemblea regionale ha avuto la possibilità di discuterne, perché c'è stata una risoluzione in una commissione legislativa. È un tema sul quale non si può essere di totale chiusura, perché noi dobbiamo progressivamente avvicinarci alle fonti rinnovabili. Poi è chiaro che comunque questo tipo di impianti va sottoposto a delle valutazioni molto specifiche. Nel caso di questo tipo di impianti c'è una valutazione di impatto ambientale che stabilirà tutti gli effetti sulle matrici appunto ambientali che sono collegate alla realizzazione di quell'impianto. Quindi in quella sede, cioè durante la valutazione di impatto ambientale che è nazionale, ci sarà la possibilità di verificare quanto sia impattante anche a livello turistico, perché attenzione, quando si parla di verifiche di impatto ambientale non ci riferiamo soltanto a quelle che sono le matrici puramente ambientali, ma anche gli effetti sull'economia locale, quindi la pescosità, ma anche gli effetti sul turismo. Una volta che avremo la possibilità di valutare quelli che sono gli effetti concreti, allora si deciderà, si capirà se quel tipo di impatto, se quel tipo di impianto è pericoloso o meno per l'ambiente e dunque anche per il turismo.
Cordaro, tutto quanto abbiamo detto avrà certamente, che sono tutte cose importanti e interconnesse fra di loro, sebbene l'abbiamo toccate per rapidi cenni, ma tutto questo avrà bisogno di risorse. Quanto e dove saranno investiti i fondi del PNRR per la riqualificazione ambientale? Secondo lei sono sufficienti a rispondere a tutte le criticità, le emergenze e le esigenze che il nostro ambiente, il nostro territorio richiede? I fondi in astratto sono certamente molto più che sufficienti e sono un'opportunità unica e credo non più ripetibile. È chiaro che anche sotto questo profilo non ho alcuna voglia di schermire me o il governo, la regione non ha partecipato alla programmazione degli investimenti. È un tema che è stato, credo, volontariamente tenuto in una idea di centralizzazione del percorso. Abbiamo da poco potuto confrontarci sotto il profilo dell'aiuto concreto da dare all'amministrazione regionale e anche alle amministrazioni comunali, perché è chiaro che servono tecnici, servono progettisti, serve essere pronti a progetti esecutivi, per cui quello che diciamo da tempo, ma che abbiamo difficoltà a risolvere perché in regione non si fanno ad esempio concorsi da 30 anni e lo stesso negli enti locali, e quando diciamo che i fondi ci sono ma mancano i progetti è un dato oggettivo. La Sicilia proverà in tutti i modi a farsi trovare pronta. È chiaro che sotto il profilo ambientale soprattutto la priorità che viene data agli interventi del PNRR dovrà costituire una risorsa che metteremo in campo con tutte le nostre migliori intelligenze e professionalità. Abbiamo già individuato alcune priorità, stiamo lavorando però con una difficoltà di organizzazione, perché anche questo credo sia utile, debba essere chiaro, anche consorzi, anche i comuni, anche altri soggetti istituzionali diversi dalla regione hanno preparato e presenteranno dei progetti, per cui alla fine la sintesi di tutto il percorso che dovrà avere ricaduta sulla Sicilia potrà essere valutato compiutamente soltanto a livello centrale e a livello nazionale. Quindi la regione certamente farà tutto quello che deve, e però chi alla fine costituirà la cabina di regia e costituirà il luogo delle decisioni sotto il profilo, sotto il nostro punto di vista, purtroppo non sarà certamente Palermo ma sarà Roma. Noi contiamo ovviamente che fra il dire e il fare, cioè tra la progettazione e la realizzazione, anche la regione siciliana possa dire la sua per indicare quelle priorità che, ripeto, si rivolgono ad un progetto comunque ripetibile. Certo, perché comunque il territorio lo conosce chi lo vive. Per esempio, chiedo a Trizzino, nel PNRR si riuscirà ad esempio a far rientrare la bonifica di una parte dei cosiddetti siti orfani, cioè quelle aree inquinate, abbandonate, da ripulire, che sono aree da bonificare e che certamente sono ben note a chi in regione sovraintende al territorio e all'ambiente, quanto e in che misura riusciremo a bonificare questi territori? Quali territori sono stati individuati per la bonifica? Allora, diciamo innanzitutto che il PNRR, il Piano Resilienza, è uno strumento fondamentale, ma non è l'unico, cioè ce ne sono tantissimi a tutela di quella che è l'economia sostenibile. C'è il Just Transition Funds, che è quello che accompagna l'European Green Deal, cioè uno strumento con ben 17 miliardi che dà la possibilità agli enti locali di poter accompagnare non soltanto le amministrazioni locali, ma anche le imprese, verso quella che è la transizione ecologica. All'interno di questo contenitore, dove ci sta una montagna di denaro, lo diceva l'assessore Cordaro, ci sta anche una porzione che è legata ai cosiddetti siti orfani, cioè quei siti che sono appunto letteralmente abbandonati dai proprietari, che non hanno adempiuto quelle che erano le prescrizioni legate al risanamento ambientale e che quindi ricadono purtroppo sugli enti locali che hanno poche risorse. Ora, il PNRR, se non vado errato, prevede 500 milioni di euro soltanto per i siti orfani, che devono essere individuati
in una sorta di ragionamento comune chiaramente con gli enti locali. In Sicilia ce ne sono tantissimi, io diciamo, ragionando così posso pensare all'ex Montecatini, quella del centro di Caltanissetta, ce ne sono numerose. Ma anche tante spiagge, anche tante spiagge che sarebbero nel territorio, sì, diciamo che sarebbero da bonificare, non ultima Palermo. Esatto, sì, solitamente mare per siti orbiti è spesso inteso, anche secondo la vecchia legislazione, quelli più industriali, però è chiaro che si possono includere anche altri territori che sono stati pesantemente colpiti dalla, diciamo, dall'inquinamento. È un tema fondamentale, non dimentichiamoci che il PNRR non prevede soltanto questo tipo di intervento. Sull'ambiente il piano di resilienza ha messo, diciamo, la parte più cospicua a livello economico. Basti pensare che soltanto sui rifiuti sono stati previsti 1,5 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti e il 60% soltanto in Italia, attenzione, e il 60% di questa enorme somma va da Napoli in giù. Quindi c'è la possibilità di fare tantissimo, però lo diceva l'assessore Cordaro, c'è anche la necessità di fare progetti, perché è chiaro, questi soldi non cadono a pioggia, cioè non vengono regalati alle regioni semplicemente perché siamo in difficoltà, perché abbiamo... questo prestito, dobbiamo dirlo. Come? E in parte solo un prestito, dico, questo dobbiamo dirlo. Esatto, è un prestito. Molto spesso in politica si dice, vabbè, c'è il PNRR come se fosse la panacea di tutti i mali. In realtà dobbiamo fare progetti, anche perché ci sono dei termini ben precisi, al di fuori dei quali chiaramente questi soldi non verranno più offerti alle regioni. È un'occasione importante, ma dico, non è l'unica, attenzione. Io adesso, avendo qui a disposizione l'onorevole Cordaro, rimanendo sul mare e sulle spiagge, non posso non mandarle notizia su un altro tema che che adesso è al centro del dibattito, e cioè quello delle concessioni dei balneari. Il governo regionale ha chiesto garanzie per loro, ma quali novità ci sono da Roma? L'ultima novità riguarda proprio ieri sera, mi piace anche raccontarvela, siete i primi a saperla, nel senso che siamo stati in audizione in Commissione Decima, che è la Commissione del Senato competente per il demanio marittimo, e abbiamo chiaramente riconfermato la posizione, devo dire, di tutte le regioni, la Sicilia per prima. È chiaro che qui il tema è un tema intanto di base, e cioè evidenza pubblica o possibilità per i soggetti che hanno non soltanto acquisito un know-how nei 30 anni precedenti, ma che soprattutto hanno fatto investimenti, se devono continuare a portare avanti un percorso di gestione delle spiagge. Devo dire, questo va ribadito, l'ho fatto anche ieri, che la Sicilia è l'unica regione in Italia nel momento in cui recepiva, perché altrimenti pare che in Sicilia siamo pazzi o siamo estemporanei. Questo assessore, insieme all'assemblea regionale, insieme al suo governo soprattutto, ha nel 2018 letto una norma della legge di stabilità nazionale che prevedeva, su proposta, credo fosse il Conte 1, governo Conte 1, ministro Centinaio della Lega, la estensione delle concessioni demaniali al 2033. In Sicilia abbiamo fatto una legge, che è stata approvata ovviamente dall'Assemblea regionale, che ha posto, a mio modo di vedere, non soltanto dei paletti molto stringenti, perché noi per fare le estensioni abbiamo previsto la certificazione antimafia attualizzata, il DURC e soprattutto l'essere in regola con i canoni, e dopodiché questa gente ha fatto investimenti, ha chiesto dei prestiti, ha immaginato di ammortizzare questi prestiti e questi investimenti al 2033. La sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2021 ha in buona sostanza messo nel nulla questo percorso, ma quello che è più grave, non essendo organo legislativo, ha imposto anche una nuova data di scadenza che diventava il 31/12/23. È chiaro che rispetto a tutto questo noi abbiamo proposto intanto di allargare il termine al 2025, e ci siamo chiesti, è stata una domanda retorica, per quale ragione dal 2018 al 2022 di fatto uno stesso governo, almeno nei partiti più importanti, ma certamente nel ministro che aveva la delega, Lega era allora e Lega è oggi, come è stato possibile che abbiano cambiato diametralmente idea senza essersi posti mai il problema di prendere un aereo e andare a Bruxelles e andarsi a discutere come andava applicata e dove andava applicata la famosa direttiva servizi, comunemente chiamata Bolkestein, che di fatto coinvolge anche il demanio marittimo. Siamo in chiusura, e di cambi di idee ne abbiamo visti tanti di questi tempi, un po' su tante fronti, su tante coalizioni.
Io credo di essere stato sempre coerente, ma quello che abbiamo chiesto ieri è proprio questo. Allora, intanto, quantomeno preparremo degli emendamenti come regioni d'Italia e assessori con delega al demanio marittimo al 2025, e soprattutto assolutamente impensabile, e ci devono spiegare dove e come, non riusciranno neanche con i decreti attuativi, che io in Sicilia, dove abbiamo 3.000 concessioni demaniali, possa riuscire a fare 3.000 gare di evidenza pubblica in 6 mesi. Neanche se fossi un mago riuscirei a fare questo, per cui lo Stato, il sistema paese, il governo nazionale non ci deve soltanto spiegare cosa non si può fare, ma ci deve soprattutto spiegare cosa si può fare e come, Si può fare. Mi sarebbe piaciuto, devo dire, avendo qui diciamo un rappresentante di centrodestra e uno del Movimento 5 Stelle, anche fare una battuta sulla politica, ma credo sia impossibile, perché nonostante siamo alla vigilia delle elezioni non conosciamo ancora il nome dei candidati di centrodestra e di centrosinistra, né per esempio per Palermo, penso alle comunali, né per le regionali, che sono ormai prossime. Confidiamo e lanciamo un appello qui che presto i cittadini siciliani possano confrontarsi con idee e programmi, perché questi temi non ammettono più deroghe. Benissimo. Io per centrosinistra ce l'ho il candidato. Ce l'ha per Cordaro, ce l'ha per il centrosinistra. Chi è questo candidato? Ci faccia sapere. Trizzino, il mio candidato per il centro-sinistra è Trizzino, per il centro-destra ce l'ho pure ma non ve lo dico. No, ora lo vogliamo sapere, Cordaro, chi è il candidato del centro-destra? O lo facciamo dire a Trizzino? È Cordaro. Naturalmente, no, il chiasmo della cortesia di dantesca memoria, visto che siamo nell'anno di Dante. Benissimo, noi siamo in chiusura. Dopo questo scambio e dopo questo preziosissimo approfondimento, per cui ringrazio i nostri ospiti, l'assessore Cordaro e l'onorevole Trizzino, e ringrazio i nostri telespettatori e buon proseguimento di ascolto.